Parigi e il Parco dei Principi fanno da sfondo a questo match. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Squadra in campo per la prima giornata della stagione. Match che promette gol e spettacolo tra due squadre piene di talento. Chissà che proprio il talento non sia decisivo per risolvere il match. Inizia per loro una nuova avventura. Il titolo vinto la passata stagione e oggi è solo un magnifico ricordo. Perché si riparte, ragazzi, si cercano i primi punti in palio e c'è grande attesa. Vediamo se sapranno confermare quanto di buono fatto nel recente passato in una categoria ben più competitiva. Conclusione leggermente imprecisa, palla che finisce oltre la traversa. A metri per avanzare. Potrebbe crossare. È tutto solo qui Chiesa. È stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. Dybala. Bravi qui a bloccare tutto. Un nome è una garanzia. Neymar, ce ne sono pochi al mondo nel suo livello. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Portiere che con lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro. Sapeva che sarebbe terminato fuori. Morata. Può avanzare. C'è lo spazio per il centro. Rabiot. Tiro murato. Giorgio Chiellini. Alessandro. Dybala. Questo è il pallone giusto. Il difensore si oppone, ma non è finita. Prova a spingere Neymar lateralmente. Palla buona per Neymar. La rete di Neymar. Onei non sbaglia. Si riparte con il Paris Saint-Germain avanti nel punteggio. Intercetta il pallone. Può avanzare indisturbato. Szczęsny dice di no. Calcio d'angolo di Neymar in mezzo. Tentativo di testa che manca completamente lo specchio. Ottimo il pressing della difesa qui, Portiere che si riscatta prontamente. Qui stava per combinarla grossa. Perché ha corso un rischio enorme, ma per fortuna è riuscito a rimediare subito. Morata. Ci sono metri qui per Morata. Palla buona per Dybala. Intercetta un pallone molto pericoloso. Non può sbagliare. Conclusione sul palo, pallone ancora vivo. Sono andati vicini al pareggio nell'occasione precedente. L'aveva indirizzata bene. Portiere salvato dal legno. Non ci sarebbe mai arrivato. Bernardeschi. Morata. Buono questo passo. Non può sbagliare. Deviazione decisiva. Mbappé. Occhio al traversone. Sarà calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. La mette al centro. No, non granché qui la girata di testa. Pallone che si è spento ben lontano dai pali. Ma poteva fare meglio, Deve averla colpita con la parte alta e non con la fronte piena. Chiesa. Bravo Sergio Ramos che recupera. Ci sono metri per Neymar per andare. Mbappé va via la marcatura. Occhio al cross di Mbappé. Neymar. Super Szczęsny qui. Evita il gol. Corner in aria. Parì a segno e adesso ha due gol di vantaggio. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Perde palla.
Paolo Dybala. Passaggio sbagliato di Dybala. L'arbitro lascia correre. Parata eccezionale questa. La mette in mezzo Dybala. Azione che sfuma. C'è campo per andare, attenzione. Partono in contropiede, c'è spazio. Mbappé! Tentativo murato. Che tuffo del portiere! Occhio al tocco in mezzo. Calcio d'angolo troppo sul portiere, facile qui l'intervento. Sono in pieno foro agonistico, come sottolineato dai numeri, riescono ad arrivare al tiro con grande facilità. Il risultato sembra già in cassaforte, hanno concesso davvero poco agli avversari finora. Prova un compagno libero in area. Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questo gol. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Provano ad avanzare. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Hanno spazio per andare in contropiede. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Attenzione, errore grave. Ci sarà solo un minuto di recupero. Lottin. Portiere che allontana senza problemi. Ottimo l'intervento del portiere. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco. 2-1 il punteggio. Pronti per la ripresa con il Paris Saint-Germain, fin qui avanti. Messi può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Occhio al tiro di Messi, tiro respinto ma la palla è ancora in gioco. Calcio d'angolo, è una buona chance per aumentare il vantaggio. La mette fuori su questo corner. C'è spazio per la ripartenza. E sentiamo tutto il disappunto dei tifosi per l'episodio. Occhio Pierre qui! La tiene lì senza problemi il portiere. Marco Verratti. Di Maria. Tocco per Messi. C'è spazio qui per Messi per attaccare. Interviene e stava diventando pericolosa questa. Morata. Occhio alle sovrapposizioni. Rabiot. Tiro murato. C'è spazio per la ripartenza. Occhio qui alla ripartenza. Possibilità per Messi, attenzione. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Ha potuto calciare senza problemi nella porta vuota. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Azione interrotta. Ottimo intervento in copertura. Quadrato. Avanti della sua azione. È l'occasione per tornare in partita. Si alza la bandierina, fuori gioco, rete non valida. Sì, era leggermente più avanti rispetto all'ultimo difensore, ma parliamo davvero di centimetri. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Tacco robusto. Morata.
Ottima lettura su un'azione pericolosa. Leo Messi. Messi. Potrebbe crossare. Interviene e allontana. Morata. Il dribbling di Morata. Hanno spazio per andare in contropiede. Ha difeso male qui. Non riesce a allontanare definitivamente. Pericolo scampato. Occhio a Chiesa in posizione laterale. Può metterla dentro. Attenzione a Morata. In acrobazia. Conclusione sporcata. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Hakimi. Attenzione a Messi. C'è spazio per il cross. Di Maria. Pallone che manca completamente lo specchio della porta. La posizione era super interessante, Pier. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. E c'è il gol. Ha approfittato dell'ingenuità clamorosa del portiere. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Locatelli. Ha perso il pallone. Di Maria. Intercetta bene, attenzione. E c'è il gol. E adesso sono 4 le reti di vantaggio. Conducono con grande margine, 5-1 fino a questo momento. Kane non riesce a chiudere. Capisce tutto e riconquista palla. Chiesa. Palla dentro. Respinge il portiere, il pallone resta lì. Tiro che non crea problemi al portiere, era messo male, difficile fare meglio. E qua hanno ragione i compagni a rimproverarlo. Ha abbassato la testa e ha pensato solo ad andare in porta. 600 secondi da giocare ancora. La perde Di Maria. Giorgio Chiellini. La smista su Alessandro. Possesso consegnato agli avversari. Si muove per vie centrali. C'è la ribattuta. E sarà ancora angolo. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Palla verso il centro dell'area. Facile l'intervento del portiere su questo colpo di testa. Non un granché. Devono fare meglio di così per segnargli. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Palla che rotola via. Prosegue spedito ancora. Nessun problema per la difesa che recupera. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Messi. Bravo Szczęsny, senza problemi. Entrata pulita questa. C'è spazio, occasione. L'anticipo del portiere, decisivo. Saranno 2 i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Prova a correre Di Maria. Si chiude qui il primo match della stagione, esordio con sconfitta. We'll be right back.
clima ideale per giocare a calcio, non c'è nemmeno una nuvola, il terreno è in condizioni perfette. Con voi Pierluigi Pardo e Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia. Non cambiate canale perché oggi ci aspettiamo grande divertimento. Vediamo quale sarà il verdetto al termine dei 90 minuti e soprattutto speriamo che le premesse della vigilia vengano rispettate. Mi aspetto molto da questo match. Non sono davvero partiti col piede giusto, ma ci sta di perdere una partita. L'importante è spezzare subito il momento negativo e cominciare a muovere la classifica. Attenzione a Dybala. Salta l'uomo. Risolve problemi. Grande intervento. A metri a disposizione. Occhio a Lewandowski, non può farsi saltare così. Occhio al cross di Lewandowski. Palla sul palo e poi in gol. E questo è un gol che merita di essere rivisto per ammirare soprattutto il cross da cui è nato tutto. Il portiere non ha davvero capito nulla su questa girata di testa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla recuperata, attenzione. Manuel Locatelli. Ecco Rabiot. Ferma tutto il difensore. Ha una grossa chance qui, attenzione. Tutto fermo, tutto fermo. C'è fuori gioco. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Pallone che viene recuperato. La gioca profonda Goretzka. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo. Bellissimo. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Morata. Capisce tutto e intercetta bene il passaggio. Dybala. L'arbitro lascia il vantaggio. Dybala. Quadrado. Fuori gioco, offside, tutto fermo. Punito il fallo di poco fa con l'ammonizione, l'arbitro ha atteso che l'azione si esaurisse. Pallone perso questo, possesso regalato. Dybala sulla traiettoria giusta, ferma l'azione. Locatelli! Ci ha messo una pezza qui il portiere. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Recuperano bene il possesso qui. Ecco il tiro, incredibile questa parata. Corner in aria, spazza via. C'è il recupero di Alessandro. Il retropassaggio al portiere. Alessandro. Bernardeschi. Ha smista su Alessandro. Bernardeschi. Cercano il buco della difesa avversaria. Bernardeschi. Cross in area. Ottimo il recupero del portiere, senza difficoltà. Rabiot. Pallone per Bernardeschi. Rabiot. Locatelli. Grande intervento di Noia che salva la porta. Devono sfruttare al meglio questo corner. I tifosi sentono nell'aria il profumo del gol. Nulla di fatto qui.
La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. Azione che sfuma. Ottima lettura in un'azione delicata. Hanno spazio per ripartire. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Contropiede gestito davvero male. Rabiot intercetta il passaggio e recupera il pallone. Dybala. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi e vediamo se c'è il cartellino. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Capisce tutto e riconquista palla. Possesso Bayern inferiore a quello degli avversari, non capita spesso. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Szczęsny si oppone con bravura a questo intervento. Chiellini. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Ecco Alessandro. Bernardeschi. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Si aprono spazi invitanti. Può accorciare le distanze. Decisivo l'intervento del portiere che si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Ha rischiato grosso, ma se l'è cavata la grande. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. L'allenatore si era affidato all'istinto e al senso del gol di Morata, che fin qui non sembra una scelta vincente. Pochi tocchi nella tre quarti avversaria, mai pericolosi in zona gol. Per ora prestazione da dimenticare, direi. La partita però non è finita e ad uno come lui può bastare anche una sola occasione. Vedremo se nella ripresa il Bayern riuscirà a conservare il vantaggio dei primi 45 minuti. Gnabry. Il Bayern prova a spingere in avanti. La mette in mezzo, recupera e spazza via. Pressione qui sul portatore di palla. Locatelli. Perdono il possesso del pallone. C'è spazio per la ripartenza. Può andare in porta qui. Possono far male da lì. E c'è un gol straordinario al volo, esecuzione perfetta. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Hanno poi finalizzato alla perfezione questo 2-1. Niente da fare. Ora conducono per 3-0. Azione interrotta. Se l'è bevuto. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Cuadrado. Tocco per Cuadrado.
Chiesa. Taglio di Chiesa che si accentra. Rabiot. Che parata di Noia! Occhio qui alla ripartenza. C'è spazio, occasione. Super parata di Szczęsny. Paolo Dybala. Ecco Rabiot. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Chance per il cross. Occhio al volo, tiro murato. Azione da seguire. È arrivato un gol comunque importante anche dal punto di vista psicologico per ripartire. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Intercetta il pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Grande intervento del difensore. Dybala. Intervento ruvido ma corretto. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Occhio che guadagna metri. C'è il taglio in mezzo. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Suggerimento interessante. Occhio al tocco filtrante. Pericolo. Szczęsny, straordinario. C'è il recupero di Alexandru. Il portiere ha salvato il risultato nell'occasione di prima, negando un gol che sembrava già fatto. E la disperazione dei tifosi qui in tribuna la dice lunga. Sale Cuadrado. Rabiot. Intervento provvidenziale, recupera palla e evita guai. Occhio alla ripartenza. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. La mette sul secondo palo. Traiettoria troppo sul portiere che può controllare. Dybala. Occasione. Cercano di raddrizzare il risultato, ma la conclusione termina di poco fuori. I due gol di svantaggio iniziano a pesare, Pier. Devono cambiare qualcosa se vogliono sperare almeno di pareggiarla. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Chiesa. Locatelli. Palla per Cuadrado. Porta via la palla con un ottimo tackle. Attenzione a Dybala. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Hanno metri a disposizione. Pallone recuperato. Guadagna metri lateralmente il Bayern Monaco. Cerca il pallone profondo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Azione che sfuma, qui potrebbe essere pericolosa. C'era la potenza, ma è mancata la precisione. Aveva spazio per calciare in porta. Col senno di poi non è stata la scelta migliore. C'è il cambio dunque. Ancora 2 minuti da giocare. Cuadrado. Manuel Locatelli. Mette in movimento Ken. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Occhio al contropiede. Occhio a Lewandowski.
sfuma il contropiede, buono il recupero difensivo. Fischia tre volte l'arbitro, c'è la fine del match, giornata.